cosa ci serve? Un Raspberry, una micro SD, un modulo d'amplificatore, due speaker 4 ohm 3 watt, cavetti vari, un jack audio 3,5 a 4 poli, un power bank, un pulsante NA e un saldatore a stagno. Colleghiamoci al sito Rune Audio e scarichiamo la versione del software adatta al nostro dispositivo. Infine, flashiamo questa su una nostra micro SD. Dissaldiamo i vecchi cavi dal jack 3,5 e colleghiamo i nuovi. Controlliamo, specifica la mano, a quali piedini corrispondono il 5V e il ground, in modo da collegarlo all'amplificatore. Nel nostro modulo amplificatore salderemo qui l'alimentazione, qui la cassa destra, la cassa sinistra e l'audio. Ora montiamo il tutto semplicemente collegando l'alimentazione dell'amplificatore al Raspberry e il jack audio ed il power bank al Raspberry per alimentarlo. Per avere una maggiore comodità ho collegato il pulsante NA direttamente al modulo del power bank. Temporaneamente metto tutto quanto all'interno di una vecchia scatola di cartone, in modo da avere il tutto ordinato e di evitare di romperlo. Ragazzi, puntata delle vostre canzoni dedicate alle donne.